Benvenuti ad una nuova puntata di Affidea Health Sound, il programma dedicato alla salute e alla prevenzione grazie alla collaborazione con Affidea e i suoi medici. Vi ricordo che Affidea è il gruppo sanitario leader paneuropeo del settore, specializzato nell'erogazione di prestazioni di diagnostica avanzata, specialistica ambulatoriale, analisi di laboratorio, fisioterapia e riabilitazione, diagnosi e cura del cancro. Nella puntata di oggi parleremo dell'importanza dello screening prenatale. Come possiamo sapere se il feto è sano? Scopriamolo insieme. Per vivere una gravidanza in armonia e verificare eventuali anomalie che potrebbero incidere sulla salute e sulla vita del futuro bambino, esistono per fortuna dei test di screening prenatale che possono dare le risposte che ogni genitore cerca. Capiamo meglio come muoversi nei primi mesi di gravidanza grazie alla dottoressa Antonella Marongiu, responsabile settore biologia molecolare del laboratorio di genetica del centro Affidea Promea, specializzato in procreazione medicalmente assistita, genetica medica e chirurgia ambulatoriale. Dottoressa, benvenuta ad Affidea Health Sound. Grazie a voi per l'invito. Dottoressa, in cosa consiste il test prenatale non invasivo? Il NIT, non invasive prenatal testing, è un test prenatale non invasivo che analizza il DNA fetale libero circolante nel sangue materno, cioè i frammenti di DNA libero che si ritrovano nel sangue materno perché si staccano fisiologicamente dalla placenta fin dalle prime settimane di gravidanza. Lo studio di questi frammenti consente di determinare la presenza delle principali anomalie cromosomiche, cioè la trisomia 21 o sindrome di Down, la trisomia 18, la trisomia 13, le aneuploidie dei cromosomi sessuali e quindi anche il sesso fetale. Alcuni test NIT analizzano anche anomalie molto rare, come le trisomie riguardanti gli altri cromosomi, alcune microdelezioni responsabili di sindrome specifiche e le delezioni, duplicazioni di grandi frammenti di DNA. Dottoressa, come si svolge questo test? Come si esegue? Si tratta di un semplice prelievo di sangue materno. Perfetto, e quando invece è consigliabile effettuare questo test? Il test è rivolto a tutte le donne in gravidanza a partire dalla decima settimana di gestazione. Il limite temporale delle 10 settimane è legato alla quantità di DNA fetale che si ritrova nel circolo materno. Perché la quantità di DNA sia adeguata e sufficiente, occorre aspettare almeno le 10 settimane per poter avere un risultato attendibile. Il DNA fetale è comunque presente nel circolo materno per tutta la gravidanza, per cui il test si può eventualmente fare anche nelle gravidanze successive. Si consiglia però di non superare mai la 16ª-17ª settimana, in tempo utile dovessero essere necessari ulteriori approfondimenti. I risultati del test si hanno in circa una settimana, per cui il test può essere considerato veloce, precoce e anche sicuro. Infatti si tratta solo di un prelievo di sangue materno e così si evita il rischio di aborto legato alle procedure invasive di amniocentesi e villocentesi, rischio di aborto che è calcolato tra lo 0,5 e l'1%. Dottoressa, è preferibile e consigliabile effettuare questo test anche in caso di gravidanza non naturale? Quindi mi viene in mente per esempio quella della fecondazione assistita? Sì, il test si può fare sia sulla gravidanza naturale ma anche sulla fecondazione assistita, sia eterologa che omologa, ed è fattibile anche sulle gravidanze gemellari. Dottoressa, quanto è affidabile questo test? Il test è molto affidabile, ha valori di sensibilità e specificità molto alti. La sensibilità, cioè la capacità di rilevare l'anomalia genetica, è del 99,7% per la trisomia 21. Per la trisomia 18 e trisomia 13 è comunque superiore al 99%. Il test ha anche un'elevata specificità e quindi un tasso di falsi positivi molto molto basso, dello 0,04 per la trisomia 21. Dottoressa, più volte nel corso di questa intervista ci ha parlato di trisomia. Può spiegarci brevemente di cosa si tratta? Poi magari lo approfondiremo anche in un altro appuntamento di Affidea Health Sound. La trisomia è la presenza di tre cromosomi dello stesso tipo, cioè
Nel cariotipo normale si hanno due cromosomi 21, ad esempio, la trisomia 21 è l'anomalia genetica, l'anomalia cromosomica più comune. Nel cariotipo normale si hanno due cromosomi 21, purtroppo nella sindrome di Down c'è un cromosoma sovranumerario, i cromosomi 21 sono 3. Benissimo, stiamo parlando del test prenatale non invasivo. Dottoressa, qualora il risultato di questo test dovesse essere positivo, quali sono poi i successivi passaggi da fare? Allora, il test è molto attendibile, però è pur sempre un test di screening, per cui un eventuale risultato positivo, quindi quando viene rilevata un'anomalia cromosomica, questa deve essere confermata con la diagnosi invasiva, quindi l'amniocentesi o la villocentesi. Essendo comunque il test molto specifico, il ricorso alla diagnosi invasiva è sicuramente ridotto rispetto a ciò che avviene con gli altri test di screening prenatali che si eseguono su sangue materno. Penso al test biochimici come il test integrato, test combinato, eccetera. Questo tipo di test hanno una specificità molto bassa, per cui il tasso di falsi positivi è superiore al 5%. Benissimo, ringraziamo la dottoressa Antonella Marongiu di Affidea Promea per averci fatto capire qualcosa in più sul test di screening prenatale e soprattutto quanto sia importante e sicuro. Grazie mille, dottoressa. Grazie a voi. Non abbiate paura di rivolgervi a dei professionisti, ricordate di prendervi cura del vostro corpo e della salute, della vita che sta crescendo al suo interno. Alla prossima puntata di Affidea Health Sound.